Non dimenticate mai il detto di mia nonna: quello che semini raccogli. Mia nonna faceva la contadina, quando seminava zucchine, crescevano zucchine. Benvenuti ad un nuovo episodio di 5 pane e 2 pesci, avventure di provvidenza quotidiana. Oggi parleremo di mancare il bersaglio. Vai! Bentornati ragazzi a un nuovo episodio di 5 pane e 2 pesci, io sono Francesco. Io sono Alessandra. Continuiamo tutto sto bel camminamento. Esiste camminamento? No. Continuiamo questo percorso per capire quali sono gli elementi fondamentali, i tasselli importanti per costruire una vita di valore, una vita piena, qualcosa che ti riempie il cuore e che riempie il cuore delle persone che stanno intorno a te. Oggi parliamo di mancare il bersaglio, cioè il vero significato del peccato / vivere una vita piena. Ha detto slash. Vi ricordo che tutti questi video sono offerti da voi, quindi innanzitutto grazie, dal crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Link qui sotto per poter partecipare. Tante volte pensiamo al peccato come qualcosa: oddio, ho fatto questo, signore, ho fatto quest'altro, non sono una brava persona, ho fatto male a qualcuno. Ma il vero peccato è non fare centro nella vita. Il vero peccato è non prenderti la bellezza che Dio ha pensato per te. Il vero peccato è non vivere il progetto di Dio su di te. Il vero peccato è chiedere la vita a tante cose che invece di darti la vita dopo te la chiedono. Il punto è che il peccato vuol dire mancare il bersaglio, ovvero non fare centro, non andare al centro delle cose, perdersi nelle cose buone, sante, giuste, che tu pensi che devi assolutamente fare per non scontentare, per stare a un certo livello, per sentirti qualcuno, e che poi alla fine ti lasciano nulla. Dedicare le tue energie a queste cose vuol dire non centrare il bersaglio. Questo è il peccato. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare. La domanda che ti voglio fare oggi in questo video è: ma tu a chi chiedi la vita? A chi chiedi la felicità? Dove la vai a cercare? Dove la stai cercando? Dove impegni le tue migliori energie? Dove sta il tuo cuore, la tua mente, le tue forze? Dove sono? Dove le stai spendendo? Le stai spendendo a studiare? Le stai spendendo nel tuo lavoro? Le stai spendendo nello sport? Le stai spendendo per fare qualcosa di buono per gli altri? Bravo, sono tutte cose fantastiche, sono tutte cose belle da fare. Ma è questo il centro vero della tua vita? Queste cose rispondono al tuo desiderio di amore? Stai facendo centro? Con questo voglio dire che nella nostra vita quotidiana spendiamo la maggior parte delle nostre energie per fare tante cose buone, ma che non sempre ci fermiamo a dedicare del tempo a capire cos'è il centro, cosa desideriamo veramente, a cosa siamo chiamati, qual è il progetto di Dio su di noi, qual è quella cosa per cui siamo stati pensati da sempre e per cui la nostra vita ha senso che esista, qual è il compimento della mia vita, qual è il fine della mia vita, perché un fine ci sta e come. Guardiamo le persone come San Francesco, come qualcosa di grandissimo, come qualcosa di irraggiungibile, ma in realtà la tua vita è chiamata proprio a fare questo, niente di meno, in una forma diversa, in un modo diverso, in una realtà diversa, ma siamo chiamati a fare qualcosa della stessa grandezza, che tu soltanto puoi capire, che tu soltanto puoi scoprire quando entrerai appieno in questa domanda e tutte le tue energie, tutte le tue forze sono impegnate in questa cosa, a scoprire il progetto. Progetto di Dio su di te. Io sono sempre stata la brava ragazza della parrocchia che aiutava gli altri, impegnata in tantissime cose stupende. Ho sempre vissuto una vita di preghiera, perché a 11 anni ho cominciato a frequentare la chiesa, un po' al contrario di quello che fanno tutti, e ho scoperto un mondo incredibile. Però a un certo punto mi è stata fatta questa domanda da Assisi, che mi ha messo in cammino in maniera molto seria. Una domanda esistenziale: il progetto di Dio su di me, il senso del mio essere qui, la pienezza della vita. Mi hanno fatto vedere come questa cosa poteva essere raggiungibile, che era per me. Ho iniziato un cammino con un padre spirituale. Tutto quello che facevo di bello è stato comunque secondario a questa domanda. Mi sono messa veramente in discussione e ho trovato una risposta chiara. Ho scoperto che tutto quello che cercavo nello studio, nel fidanzato, nella realizzazione, nel riscatto, nel compiacere, nell'accontentare i miei genitori, nell'essere all'altezza delle aspettative, era
era soltanto una ricerca d'amore, una sete d'amore. Ma di che tipo di amore stiamo parlando? Dell'amore del fidanzato, del marito, del maritozzo, della moglie, dell'amante? Perché qua ci sta un grande fraintendimento di fondo. Ci sono tante persone sposate, con la casa e i figli, profondamente infelici. E ci sono persone invece sole, completamente sole, ma veramente piene, veramente felici. Come mai questa cosa qua? Perché il marito o la moglie a casa con la famiglia si sente profondamente sola, mentre invece l'uomo e la donna che stanno veramente soli si sentono pienamente amate? Di che amore stiamo parlando? Fare centro nella vita, vivere pienamente la propria vocazione, pensiamo subito allo sposarsi o al consacrarsi, ma quello è un passo successivo. Il primo passo fondamentale è quello di lasciarsi amare e vivere profondamente la nostra chiamata alla santità. Entrare in relazione piena, viva con Dio, in un processo che ti aiuta a vedere te stesso con quell'occhio di misericordia. Guardati come ti guarda Dio, come abbiamo detto nel podcast di qualche lunedì fa. Impara a guardarti come ti guarda Dio, cioè con un occhio misericordioso, cioè guarda il bello che c'è in te, non guarda dove ancora non sei compiuto, non guarda dove sei ancora un po' fragile, guarda il bello che c'è in te, guarda il potenziale che c'è in te. E ogni difetto, ogni fragilità, ogni inciampamento, ogni incompiuto della tua vita è soltanto un'occasione, un passo intermedio per poi veramente entrare pienamente nella tua vita. È un passo progressivo e continuo. Insomma, ragazzi, non dimenticate mai il detto di mia nonna: quello che semini raccogli. Mia nonna faceva la contadina, quando seminava zucchine crescevano zucchine. Ecco, se tu semini o cerchi vita dal lavoro, dallo studio, dallo sport, non so da che cos'altro, cose fantastiche, ti ritroverai quello. Ma se tu semini più in grande, se tu vai, ti focalizzi completamente alla ricerca del progetto di Dio su di te, allora veramente farai centro nella vita, perché qualsiasi cosa tu farai sarà dentro un progetto grandissimo, ti sentirai al posto tuo, ma soprattutto sarai amato e saprai di esserlo. Ma non ti ingannare, perché cerchi la felicità in tutte queste altre cose? Sono in fondo compensazioni, perché come dice la Sacra Scrittura, per entrare pienamente nella tua vita si passa per la valle del pianto, e tante volte non vuoi seminare così in profondità, non vuoi cercare questa promessa così grande sulla tua vita, perché ti mette in discussione, deve metterti in discussione, deve distruggere le fondamenta che stanno in fondo al tuo cuore, che ti permettono un po' di, no? De areggete, de sta in piedi, de cammina in maniera un po' così zoppicante, però almeno cammini. Quando ti farai queste domande in maniera profonda, vedrai che le fondamenta tremeranno, vedrai che si passerà per la valle del pianto, ma questa sarà l'occasione più grande della tua vita. Ragazzi, il vero peccato è mancare il bersaglio, ovvero non vivere la vita piena che sei chiamato a vivere, non diventare pienamente te stesso. E chi è che ti fa diventare te stesso? Chi è che lo sa veramente tu chi sei, se non Dio, che ti ha pensato da sempre e che ti ama più di quanto ti ami tu? Quindi, per non mancare il bersaglio, non è questione di impegno, di sforzi, ma sempre questione di fare spazio e lasciarsi amare. Più ti lasci amare da Dio, più farai centro la tua vita, più capire la tua vocazione, dove spenderti, dove sentirti pienamente te stesso, al tuo posto, felice, pieno. Così che la tua vita e la tua gioia non dipendono da quello che ti accade, ma da come tu vivi queste cose. Insomma, raga, io non lo so se è capito sto video, forse sono stata un po' così, ma il punto di quello che volevo dire veramente è che ogni persona cerca la vita in tante cose, ma poi tutte queste cose in cui cerchiamo vita non ti danno niente. Come non fare mai centro al bersaglio, cioè non arrivare mai al cuore della tua vita, non sentirti mai veramente a posto tuo, pieno, amato, di donarti completamente. Soltanto quando cerchi il progetto di Dio su di te, allora veramente lì, anche se non hai
fatto nessun passo ancora, anche se sei rimasto quello che eri, anche se non hai capito niente di te, però soltanto quel primo passo e già ti senti una svolta, già ti senti che hai fatto centro, perché il primo passo, o comunque questo cammino, non è per risolvere tutto, è soltanto per lasciarsi volere bene, per dove si è, e basta. Perché il segreto non è tanto incaponirci a cercare il progetto di Dio, ma la cosa più grande è cercare la relazione con Dio. Questo basta. Non ci dobbiamo fissare, adesso devo capire, ma allora sono chiamata a quest'altro, devo fare quest'altro, allora forse non devo più studiare, forse non devo più lavorare, forse mi devo dedicare completamente a evangelizzare il pianeta Terra. Queste sono tutte conseguenze. Il punto chiave per non mancare il bersaglio è solo uno: entrare in una relazione profonda con Dio. Una volta che tu ti metti in questa dinamica, il gioco è fatto. E il cammino stesso che ti dà pienezza non è la realizzazione di qualche progetto, il comprendere filosoficamente a cosa sono chiamato, ma è mettersi in questo cammino, iniziare a vivere una relazione profonda, autentica, vera con Dio. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video. L'importante è camminare, mettersi in discussione in Dio. Ragazzi, ricordatevi che la vostra felicità sta nel progetto di Dio, ma ancora di più nella relazione con Dio. Non vi fate ingannare da questa cosa, perché sennò veramente mancate il bersaglio, altro che peccato. Qua vivete una vita così. Grazie a tutte le persone che stanno partecipando al crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè, perché grazie al vostro sostegno che portiamo avanti questo canale, tutti i video, i podcast, gli incontri, tutto quanto. Link qua sotto. Adesso scrivete tutti i commenti, tutte le domande che ci avete qui sotto, così la settimana prossima risponderemo con una live Instagram, se Dio vuole. E non vi dimenticate che tutti i lunedì esce un nuovo podcast. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao! Grazie per essere stati con noi. Per approfondire vai sul nostro blog all'indirizzo 5p2p.it, dove troverai articoli e testimonianze sull'amore, la vita di coppia, la relazione con Dio e tutto quello che serve per vivere una vita piena. Ciao!